Dividere in sillabe. Buongiorno bambini, oggi impareremo a dividere. Maestra, dividere, ma non dobbiamo fare italiano? Sì, Patrizio. Bambini, anche in italiano si divide ed è molto utile. Dividere significa separare. Oggi impareremo a dividere le parole in sillabe. Cos'è una sillaba? È vero, Martina, dobbiamo prima ripetere però che cos'è una sillaba. La sillaba è data dall'unione di due letterine, una consonante e una vocale, o viceversa. Sillaba può essere ka, k con a. In questo caso è una sillaba diretta, perché abbiamo prima la consonante e poi la vocale. Sillaba può essere ak, sillaba inversa, perché abbiamo prima una vocale e poi una consonante. Ora ripetiamo insieme. Batti, batti le manine per dividere le paroline, se la regola rispetterai, andare a capo sempre saprai. Dividere in sillabe significa separare le sillabe nella parola. Proviamo insieme e usiamo il battito delle mani. Clac clac, clac clac. Proviamo? Allora, abbiamo la parola casa. Casa. Dividiamola in sillabe. Ca-sa. Ora facciamolo utilizzando le mani. Ca-sa. Poi abbiamo la parola mela. Me-la. Poi abbiamo la parola luna. Luna. Molto semplice, vero bambini? Allora, io qui ho messo un esercizio. Dividi in sillabe le seguenti parole. Abbiamo una serie di paroline e insieme proviamo a dividere in sillabe utilizzando le mani. Dopodiché queste paroline le scriverete sul quaderno, farete la divisione in sillabe di queste paroline e vi esercitate utilizzando anche le manine. Andiamo avanti. Vediamo che cosa succede quando una parolina è un po' più lunga. Proviamo la parola banana. Questa volta il battito delle mani si ripete per 3 volte. Proviamo? Ba-na-na. Proviamo con limone. Li-mo-ne. Ti-mo-ne. La parola farina. Fa-ri-na. La parola matita. Ma-ti-ta. La parola divano. Di-va-no. Molto semplice, vero bambini? Provateci da soli ancora, con le stesse paroline. A presto, bambini!